È Aretina, la 3 milionesima studentessa di Erasmus in Italia. Ilaria Severi, 22 anni, iscritta ad Arezzo al corso di laurea in lingue e comunicazione interculturale dell'Università di Siena, è stata scelta per rappresentare l'Italia tra le 1800 testimonianze che raccontano paese per paese cosa significa partecipare al programma Erasmus. Tutto questo per festeggiare i 26 anni dalla fondazione del fortunato progetto formativo. L'obiettivo nostro è proprio quello di permettere una comunicazione tra culture e quindi chiaramente oramai le culture estere vengono anche in Italia, si incontrano, cioè ci sono anche qui occasioni di incontri tra culture, però chiaramente andando all'estero è una, come si dice, una full immersion in una cultura di un altro paese e di solito sono esperienze veramente uniche. Ci si allena perché si deve scrivere nella lingua del paese, si deve parlare ovviamente nella lingua del paese. Poi nel mio caso ho vissuto in famiglia, quindi ancora di più c'è stata questa full immersion. Però è molto più di questo. Cioè io mi sono sentita veramente cittadina del mondo, nel senso che ogni giorno conoscevo, avevo l'opportunità di conoscere nuove persone. Si creano delle relazioni, delle amicizie che vanno al di là anche della distanza. In Erasmus sei solo e la tua famiglia diventano i tuoi amici, cioè le persone di cui ti circondi. Uno può imparare la lingua e conoscere la lingua alla perfezione, ma dietro una lingua c'è sempre una cultura e un popolo. E diciamo che una formazione completa contiene anche questo, cioè la conoscenza vera e profonda di quello che è il popolo e la cultura della lingua di cui si parla. Hai già un'idea di quello che farai da grande, appunto, quindi la tua professione futura? Ma per il momento sto pensando a concludere gli esami e avrei l'idea di partecipare anche all'Erasmus Placement, che sarebbe il tirocinio all'estero. E nel futuro, non so, io sento un particolare feeling con gli stranieri, soprattutto anglofoni o provenienti anche dalla Spagna, quindi, che sono tra l'altro le lingue che studio principalmente. Quindi, diciamo, vedo il mio futuro proiettato in questa collaborazione, continuo rapporto. Sarebbe, diciamo, mio grande desiderio poter lavorare su questa cosa, cioè aiutare a mantenere questi rapporti e anche in un certo senso a pubblicizzare il mio territorio, perché io amo la Toscana, amo Arezzo e quindi insomma ci tengo, mi piace avere contatti con gli altri popoli, ma anche mostrare e far conoscere quella che è la mia cultura e il mio popolo. Questo sarebbe insomma il mio sogno, sì.